Ed eccoci qua con le news di cui volete una mia opinione riguardo il nostro riccio preferito. Non sarà una serie fissa per ogni leak o ogni cosa che succede, ma solo roba ufficiale. Non sono quel tipo di content creator e vorrei piano piano dedicarmi ad altro, quindi questo è quanto. Tuttavia è inevitabile parlare di alcune cose. Non mi soffermerò troppo perché voglio che i video news siano veloci e diretti come Sonic, anche perché non voglio farvi perdere tempo. Ecco le tre news per questa parte e le mie opinioni. Abbiamo la Collector's Edition di Generations da Limited Run Games, i giocattoli di Jack Pacific per Sonic 3 e un imminente trailer di Sonic 3. Ieri 19 agosto è stata annunciata una nuova Collector's Edition di Sonic Cross Shadow Generations e onestamente contiene bella robetta, tra cui artbook, soundtrack, steelbook, portachiavi, traction figure dei Chao, una statuetta di Shadow e Sonic sul Dreamcast, una custodia del gioco per Dreamcast e ovviamente il gioco in sé. L'unica cosa è che per il momento è stata annunciata per il solo mercato americano, per il costo di $250, che sono circa 230 euro, con spedizione e tassa di importazione si sale verso i 300 euro, è forse un po' troppino per molte tasche. Le cose più sfiziose, per motivi diversi, sono la statuetta, le action figure e la custodia del gioco per Dreamcast. La statuetta fa la sua figura soprattutto se avete altre statue grandi della saga di Sonic, specialmente quella di Sonic Mania della Collector's Edition, che aveva Classic Sonic sul Mega Drive, quindi ha un po' di senso metterle insieme. La custodia del gioco per Dreamcast, perché mi fanno sempre impazzire le custodie retro per i giochi nuovi, non ci posso far niente. Mentre l'action figure, perché al momento questa è l'unica maniera, che io sappia almeno, di avere l'action figure del Ciao Angelico. Veramente incredibile che abbiano fatto solo così. Vale tutti quei soldi? Probabilmente no. La prenderei? Probabile. Anche solo per farne un unboxing magari, non lo so. Voi cosa ne pensate di questa Collector's Edition? Da pochi giorni stanno cominciando a spuntare i giocattoli di Jack Pacific di Sonic 3, tra i quali la serie a 5 pollici che è una nuova misurazione per le action figure di Sonic fatte da Jax e che riprendono lo stile di quelle fatte per il film di Super Mario. Molto snodabili, con occhi vitrei che hanno l'effetto di seguirti con lo sguardo, che sono leggermente inquietanti prima di farci l'abitudine. Come personaggi abbiamo il Team Sonic, Eggman e Shadow. Oltre a quella credo che abbiamo la serie a 2 pollici e mezzo e l'Ultimate Talking Sonic, che è praticamente un Sonic gigante con 30 frasi che parla elettronicamente ovviamente. Anche questo riprende l'equivalente fatto per il film di Mario, ma devo ammettere che quello di Mario non solo ha una scelta audio più iconica, ma anche visivamente è proprio più bello, non c'è niente da fare. Top però il fatto che appunto si illuminino gli aculei e gli occhi e abbia alcuni effetti sonori. Voi prenderete uno di questi giocattoli? Io forse un Eggman e uno Shadow a 5 pollici non li disdegnerei. L'unica cosa è che non si integrano bene come grandezza alle serie fatte per Sonic 2. Tutto qui. Come vi ho detto adesso, questa settimana stanno spuntando fuori i giocattoli di Sonic 3, ma ancora senza trailer, il che è molto strano. Stasera però c'è una grande conferenza per i videogiochi che è il Gamescom. Vedremo il trailer dunque stasera? Ci sono alte probabilità. Il fatto che stia cominciando il marketing del film senza un trailer è abbastanza strano, se chiedete a me. Capisco i problemi che hanno avuto in Paramount con il cambio di proprietà, ma credo che sia giunta l'ora. Voi che dite, stasera la volta buona? Lo scopriremo solo vivendo. Ah, e se verrà rilasciato il trailer stasera, preparatevi ad una reaction e ad uno spostamento del video gameplay di Overclocked al giorno dopo. Bene, grazie per aver seguito queste Sonic Speedy News. Noi ci rivediamo alla prossima serie di notizie che volete che commenti. Se volete like e commentate per farmi sapere le vostre opinioni, iscrizioni e campanella per rimanere aggiornati. Mi farebbe veramente piacere se lo faceste, ma non è obbligatorio come al solito. Quindi vi ringrazio ancora e ci rivediamo al prossimo video. Ciao ciao!